Antonio, è pronta? Sì, penso sì, proprio di sì. Lasciami fare, se no, che cavolo. Mi raccomando, la butti a terra. Ma tu lo sai fare? Che butto a terra, tu lo sai fare. Che bel mestiere fare il panettiere. Guardate qui che meraviglia che è uscita. La focaccia. Meraviglioso, scotta, adesso mi brucio. Pronti? Ah, brucia. Stupenda, appena uscita dal forno, grazie ad Antonio. E allora, stiamo mangiando la focaccia. Dove siamo? A Genova? Non è possibile, a Genova è diversa, non c'è il pomodoro sopra. Siamo, che so, a Roma? Sarebbe quadrata in teglia e non ci sarebbe l'oliva. Siamo a Napoli? E si chiamerebbe pizza, vero Antonio? Sì, pizza. Pizza, Napoli pizza. E allora dove siamo? Vi lascio col dubbio e intanto me la mangio. È eccezionale, Antonio. Allora, ma è bello, dolce, sta andando con la... fa che una buona sotto di figlio. Che sta andando con il babù che può muovere su, e manda sempre delle vestite. A noi che si chiude, penso. Fantastica, la signora Porzia, e la focaccia ce l'ho ancora in mano, quindi avete capito dove siamo. Siamo a Bari Vecchia e guardate qua dietro, c'è la Basilica di San Nicola, santo patrono della città. E oggi ci perderemo dentro questo dedalo di vicoli incredibilmente potenti alla ricerca del cibo da strada tipico di Bari. Ragazzi, pancia mia, fatica panna, ma le vostre ganasce sono quattro? Preparatevi, venite con me. Questo è un vicolo tipico della Bari Vecchia, guardate i muri bianchi, le pietre vive a vista con la calce e poi i sottani, le porte delle abitazioni direttamente aperte sulle chianche. No, non è così, un tempo era un luogo malfamato, adesso invece è il salotto buono della città, luogo di incontro, luogo di piaceri enogastronomici e di grande cultura. È bastata un'idea semplice. Togliere le macchine dal centro storico. Le chianche sono pulitissime, ci si potrebbe anche mangiare perché le signore lavano ogni giorno il loro tratto di vicolo addirittura con la varichina. Pensate un po' com'è cambiata Bari negli ultimi tempi. Buongiorno, ci sono anch'io. Ciao Sandro. Buongiorno. Signora, serviamo gli amici. Che chieres? Che chieres com'er? Un panino, va bene. Panino? Due panini. Sandro, raccontami questo cibo da strada fatto in modo estemporaneo qua dalla casa della signora ai turisti che girano per Bari Vecchia. Questi sono le Ghimerid. Sono delle interiora di agnello. Sì. In questo caso sono in particolare le Ghimerid de Pudici, cioè fatti dalle animelle. Si mettono dentro il pane? Sì. Direttamente, ma ci sono tanti che vogliono mangiare, prepariamo qualche panino. Signora, quanti ne fa lei al giorno? Dipende. Dipende dal giorno? Eh sì. Dal sole? Bravo. Dall'estate? Sì. E dal fine settimana? Sì. Più o meno, faccio una media. Sabato, il venerdì, magari la domenica. Così quando... 1000, 2000. Sì, ma addirittura no. No. Quanti ne facciamo di panini? Una decina, una cinquantina, forte quando è una bella serata. Vabbè, ci campiamo, arriviamo a fine mese. Insomma. Se ci arriviamo, su che ci arriviamo, dai. Allora, questi piatti tipici, girando per Bari se ne incontrano di cotte e di crude, è proprio giusto dire così. Girando in Bari Vecchia senti tutti questi profumi della carne, della focaccia, del calzone di cipolla. Ma laggiù cosa succede? Vieni, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Qui che succede? Qui stanno preparando i panzerotti. Panzerotti. Sì. È pasta e farina, acqua e lievito. Sì. Poi vengono riempiti, il ripieno più tipico è mozzarella e pomodoro. Sì. Però ci sono anche altri fior di latte in questo caso, no? Mozzarella, fior di latte che è tipica pugliese. Sì. Fior di latte e poi c'è il pomodoro. Sì. Poi friggi. E via, pronti.
Allora, questo è il primo giro, ma ce ne sono ancora da fare. Vieni con me? Certo. Andiamo alla scoperta di questi vicoli gustosissimi. Bravo, Antò. Scusa le mani. Oh, grazie signora, nelle, perfetto. Nelle famiglie vengono preparati e c'è il... sono i vari compiti, no? C'è chi stende la massa, chi lo riempie, chi lo frigge. Hai proprio... visto, lui sta facendo, è arrivata la signora, andiamo, dai, andiamo. Ti lascio qua il panzerotto, vieni. Grazie. Sandro, siamo dalla famosissima signora Maria, eccola. Ciao Maria, che stai facendo tu? Niente, pizze e gagliozze. Pizze e gagliozze, come si dice? Queste sono le sgagliozze, polenta fritta. E poi le popizze. Le popizze, no. Che sono le popizze? Le pettole. Pettole. Farina. Ah, le pettole. Farina. O popizze. Farina, niente, farina e lieve di birra. Ah, signora, da quanto tempo lo fa? Da 12 anni. Non lo fai da 12 anni? Da 12 anni. O da quando avevi 12 anni? No, avevi 12 anni, piccolina, piccolina. Adesso non chiediamo quanti anni ha, però... Ho 82. Lei è 70 avevi... anni che fa popizze. Sì. Mamma mia, le buone. Queste sono con il sale, ma la signora le fa anche con lo zucchero, vero signora? Mangiare anche con lo zucchero. Sì, sì, questa è pasta morbida con lievito, una pasta molto lenta che viene calata nell'olio bollente e quindi si gonfia. Sandro, io ti ringrazio moltissimo per questo giro che mi hai fatto fare, giro nel gusto dei vicoli di Bari. Amici, siamo reduci da una bella pescata in alto mare, c'è anche un po' di onda, però ci teniamo. Guardate che ben di Dio che abbiamo appena pescato, siamo a Porto Santo Spirito, a due passi da Bari, che è una delle marinerie più importanti di questo tratto di mare, a due passi da Bari. Esattamente. E qui c'è cultura di pesca viva, eh? Grazie per avermi invitato, sì, per averci portato a vivere questa bella esperienza. E che facciamo? Si venderà direttamente al posto. Siamo anche in ritardo, dobbiamo... Allora, barra dritta, tutta manetta, rientriamo e scopriremo che cosa vuol dire la vendita a miglio zero, perché queste cassette andranno direttamente al porto e vendute lì, preparate lì e poi distribuite a coloro che apprezzano la grande cultura del pesce fresco, in particolare del crudo. Assolutamente sì. Grazie Antonio, andiamo? Ok, andiamo. Antonio, guarda che bel banco questo, io devo riempire una cassetta perché poi avremo la disfida del crudo, certo, un cuoco giapponese, un sushiman e poi un esperto del crudo barese. Perfetto. Qui c'è il pesce che è appena arrivato, che sta facendo lui? Ah, lui sta arricciando un polpo. Ah, mamma mia! Dopo la battitura, questa è l'operazione per renderlo a forma di fiore e quindi tenero per essere utilizzato sia da cotto che da crudo quando è più piccolo. Quindi prima battuto e poi arricciato. Con un vero e proprio bastone e poi arricciato. E poi ecco qua, guarda i pesci freschi. Io devo prendere qualche cosa, mi devi aiutare a fare la cassetta. Qualche pesce un po' scusa, più grande. Scusa, io sono preso dalla curiosità. Guarda, e questo non riesco ad alzarlo. Vieni qua, guarda che bello. Questo lo prendiamo. Via? Direi di sì. Ma è grande, questo. Bello grande, sì. Beh, mettiamolo dentro. Wow. Sicuramente delle mazzancolle. Mazzancolle, queste qua, belle fresche, no? Ecco, vive. Ma com'è che vive questa comunità? Dove, ah, questo dove, è uno dei pochi esempi ancora reali di vendita diretta da parte del pescatore al consumatore. Immagina che anche d'estate qui non si usa il ghiaccio. La vendita è così rapida che le ASL consentono di non vendere con il ghiaccio. Poi nel crudo che ci mettiamo un po' di gamberi. Ci mettiamo sicuramente qualche gamberetto rosa. Eccolo qui. Ma voi che cosa avete pensato? Di unirli tutti questi pescatori in un progetto? Ma noi cerchiamo di raccogliere un po' quella che sono alcuni prodotti loro per, come sai, distribuirli poi nella ristorazione italiana. Ci teniamo che ci sia questo fermento a Santo Spirito perché rappresenta proprio il nostro modus vivendi. Sì.
La comunità si sostiene reciprocamente. Gran parte della comunità vive intorno a questa marineria, a questi pescherecci. Un po' di pannocchie, canocchie o cicale, sì, anche queste sono vive. Sì, e dei bellissimi calamari. Prima abbiamo visto i totali a bordo, lì ci sono i calamari. Eccoli. Possiamo anche far vedere la differenza, sì, se vuoi. Ecco, fammi vedere la differenza, intanto io faccio il pieno di pannocchie. Questo è il pregiato calamaro a confronto con il meno pregiato totano. Questo è meno tenero di questo e quindi... Però in frittura è perfetto. Complesso da cuocere. Però sì, magari non crudo, crudo ci mangiamo quelli piccoli, esatto. E invece in una frittura perfetta. Anche in una zuppa, tranquillamente. Ma che meraviglia questa cosa qua. E poi sono tutti questi ragazzi che si riuniscono sotto queste panchine attrezzate. Qualsiasi siano le condizioni. Tranne durante i periodi di fermo biologico che vengono rigorosamente rispettati. Lì bisogna rispettare le regole fondamentali. Si riproducano questi meravigliosi pesci. Antonio, il pesce ce l'ho, vado a fare la sfida tra crudo giapponese e crudo barese. Ti ringrazio, grazie davvero per questa bellissima esperienza che abbiamo fatto insieme a tutti i pescatori. Il pesce, grazie a loro. Ciao amici, io vado, ciao. Il pesce fresco ce l'abbiamo, ce l'ha dato Antonio alla marineria di Porto Santo Spirito. Siamo a Torre a Mare e qui si svolgerà la disfida del crudo. Da una parte il sushi man giapponese con la sua grande passione, dall'altra parte il barese con l'amore per i frutti del mare crudo. Adesso andiamo a vedere chi si aggiudica la sfida. Andiamo. Eccoci per la disfida del crudo. Da una parte troviamo il maestro Sensei Toshi-san, Giappone, Tokyo. Dall'altra parte Colino a Mare, che è qua. È vero che questa è la terra del crudo, sì. Mediterraneo assoluto? Da dove? Da dove si comincia? Da Santo Spirito Palese fino a Polignano. Abbiamo il maestro che ha già iniziato a sfilettare. La sfida è quella sul pesce crudo, che va così di moda. Da una parte la cultura giapponese, dall'altra parte la cultura barese. E qua vediamo una ricchezza incredibile, guardate che piatto, che tavolata coloratissima. E qui abbiamo la pulizia e il rigore giapponese. Raccontiamo che cosa c'è su questo tavolo. Intanto il maestro può cominciare a sfilettare. Prego, sì, maestro. Allora, abbiamo i soliti noci, ostriche, dei ricci. Queste sono delle bazzancolle vive che si mangiano così, queste sono delle tagliatelle che sono altro che delle seppie grosse così, sì, tagliate, per quelli più delicati li tagliamo, per quelli meno delicati li mangiamo interi. Ah, intere? Queste qua va mangiata così. Poi? Quelle sono delle cicale, chiamate pannocchie, cannocchie, cicale. Questi sono degli scampi, questi sono i classici salipci, sono dei gamberetti piccolini. Che sono chiamati salipsi, questi sono vivi, vanno mangiati. Vivi, si mangiano immediatamente così. Parliamo del polparicciato, perché tu vai a Bari e vedi la gente che scende davanti al lungomare. Perché il polipo deve essere, prima di tutto, deve essere pescato, abbattuto e arricciato. Ah, ok. Perché se lo tiri 2 o 3 giorni perde tutta la fragranza del polipo, non diventa come un burro. E poi? Così. Così. Questo, così. Così. Questo a te. E poi che ci devo fare? Questo, guarda, ti faccio vedere, si fa così, guarda. Io l'ho preso e poi? Così. Così. Lo mangi tutto, un po', sei sicuro? Vai, com'è? Hai visto? Poi questi vuoi assaggiare questi qua? Sali? No. No, ora tu mi apri un po' di vuoi una noce? Frutti di mare, io passo dal maestro che ha già preparato un suntuoso sashimi, sì, sfilettando del tonno, sì, del salmone, sì, e in questo caso questa spigola. Della spigola che, sì, ti abbiamo visto pelare con una maestria. Esatto. Quanto ci vuole imparare a tagliare, a sfilettare il pesce in questo modo incredibile? Ci vuole tempo, so che 1 anno, 2 anni ci vuole
esperienza. Quindi un anno l'abbiamo passato per il riso, due o tre anni per sfilettare, io ripasso tra quattro anni e mangio un po' di sushi. Sì. Va bene. Va bene. Allora, tra l'altro quello che si nota quando ci si trova davanti a questa cultura è che se da una parte il piatto mediterraneo non è altro che la replica stessa del pesce che viene aperto e mangiato, di qua invece abbiamo la cultura della destrutturazione del pesce. Lo facciamo vedere in questo caso, eccolo qua. A questo punto, per realizzare un po' di sushi e non sashimi, che cosa dobbiamo fare? Prendere il riso e procedere. Ecco, allora questo qua è il riso che sta... Com'è che viene lavorato il riso per avere questa consistenza e poi questa dolcezza in bocca? Questo è riso con sale, aceto, zucchero. Aceto di mele? No, aceto di riso. Ah, di riso? Sì. Aceto, con aceto stesso, quindi aceto di riso e zucchero. Ecco qua con il tonno, via, seconda porzione e andiamo avanti. Questo qua? Questo per allargare, bagnare tutto, perché... senza bagnato si attacca riso, quindi questo acqua con aceto. Ecco, l'acqua con aceto poi viene sparsa sulla pelle e poi il movimento è quasi meccanico, è una maestria eccezionale e via. Facciamo anche gli ultimi due con il gambero, l'anguilla e ci mettiamo anche la capasanta. Mentre il maestro finisce il suo piatto io torno da Nicola. Nicola, mi hai aperto il frutto di mare? Subito. Ecco, parliamo un po' della cultura del crudo barese. Da sempre si mangia il crudo. Il mare è visto un po' come il supermercato. Uno va dentro il mare e prende quello che c'è. Perfetto, noi mangiamo quello che ci dà il mare. Ma questo come si mangia? Così. Così. Devi solo... con aspirazione. Cosa vuoi assaggiare? Vuoi un gamberetto? No, sì, va. Abbondiamo con il gamberetto. Prendilo così. Come sta, lo mangi? Ah, così? Così, intero. Tutto? Tutto. Questo così. No. Va bene, così va. Ma quella come si mangia? È difficilissimo mangiare. Allora, questa qua, guarda, è viva. Lo so che è viva, ma... Mo' ti faccio vedere. Fammi vedere. Devi andare alla parte contraria, da qua in giù, così, guarda. E ora la mangi così. Tutto? Tutto. Allora, io sto capendo una cosa fondamentale. Mentre il maestro prepara il suo piatto sublime, qui hanno fatto una buffata già, i baresi hanno depredato metà del lungomare. Vedo che il maestro sta facendo il suo sushi, qui che cosa facciamo? Questo si chiama osamaki. Osamaki, e in questo caso il pesce sta dentro, mentre qua il pesce sta fuori. Sì. E poi questa capacità nell'avvolgere il tutto con le alghe, perché queste poi sono alghe. Sì. Io assaggio un pezzo di sushi. È stupendo, magnifico. Grazie. Tocca a me decretare il vincitore. Sono in difficoltà come sempre e per una volta ex aequo. Vediamo. Complimenti. Bravissimi entrambi. Ricordate, mangiate pure il pesce crudo, fatelo in totale sicurezza. Molti pesci vanno però richiesti abbattuti. Serve a voi stessi, alla vostra salubrità. Il pesce crudo è una meraviglia. Campioni del mondo, eccoli qua. Ma con guscio, ma con testa. Beh, tra poco io mangiare anche a te. Dobbiamo essere dolci, a dice San Antonio. E un facciamo da bieci, non diciamo... No, si va dolce. Ma il gagliotto da paga. Eh? Le gagliotto da paga. Adesso te le paghi. No.